Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Anche oggi doppio episodio, iniziamo subito con questo qui. Siamo arrivati all'Accademia Uva, non ci resta altro da fare se non riposarci e dare inizio alla nostra carriera scolastica. Ci saranno diverse lezioni nel gioco, e già infatti ce le hanno introdotte tramite gli annunci che compaiono a schermo quando avanzi nella storia. Però diamo tempo al tempo, farò un episodio speciale su tutti quanti i... su tutte quante le lezioni. Ce ne sono 6 di ogni materia, ma si sbloccano quando sei quasi alla fine del gioco, tutte quante. Ci sono anche 2 esami di metà, cioè 2 esami, uno a metà anno e uno a fine anno, e danno delle ricompense come le caramelle rare, o le caramelle esperienza, se preferite. Però, bisognerà fare le lezioni e non ho intenzione di farle separate. Voglio farle tutte quante in un video. Vediamo come avanza la faccenda. Attenzione, Nemi che rompe in camera nostra, se noi ci stavamo cambiando ci avrebbe beccati. Finalmente, non vedevo l'ora! Presto, andiamo subito al campo sportivo! Oggi iniziano le attività extracurricolari, quindi sono passati alcuni giorni. Non direi una settimana, ma più o meno... Sì, la scuola praticamente fino a che non parte l'avventura vera e propria non si sblocca niente. Grazie a tutti per esservi riuniti qui. Oggi vi spiegherò in cosa consistono le vostre attività extracurricolari. Il tema del vostro progetto sarà la ricerca di tesori. Il vostro compito sarà viaggiare per il mondo in cerca del vostro tesoro personale. Nel corso delle lezioni accademiche avete acquisito diverse conoscenze. Ma è finalmente giunto il momento di uscire da queste mura e allargare i vostri orizzonti. Esplorate la natura sconfinata di Paldea, scoprite la ricchezza della sua cultura, incontrate i Pokémon che la abitano e le persone che la popolano. Dove vi porteranno i vostri viaggi? Chi conoscerete e quali imprese compirete? Non dimenticate mai che al vostro fianco avrete i vostri Pokémon, compagni insostituibili. Camminerete con loro, imparerete con loro, vi emozionerete con loro. E quando tornerete a casa avrete trovato un tesoro che appartiene solamente a voi. Spero che questa esperienza vi aiuti a crescere. E non vedo l'ora di incontrarvi tutti quanti al termine di questa grande avventura. Dunque, andate, miei cari studenti, che la ricerca di tesori abbia inizio! Mille grazie, professor Clavel! Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. La primissima cosa da fare è andare a sconfiggere il primo capo palestra e reclamare la nostra prima medaglia! Ed è quello che intendo fare. Attenzione, c'è un Cyclizar qui fuori, oh mio Dio, che bellino! Che forza, mondo sconfinato, sto arrivando! Proprio gasatissimi loro. Cyclizar, andiamo! Vai, saltagli in groppa, voglio vederti. Eccola che monta in groppa. Ah, Game Freak! Ragazzi, per favore, un attimo di attenzione. Vi ricordo che la voragine di Paldea è estremamente pericolosa ed entrarvi è severamente vietato dal regolamento scolastico. E se mi ci butto? Allora, Nemi, io avrei da fare i fatti miei. Posso andare dove voglio, giusto? Non è che devo seguire te ancora per molto, vero? Link, Link! Collegamento, collegamento! La ricerca di tesori è iniziata! Cioè? Vabbè, facciamo finta di non sapere niente. No, perché non si sa. Ah, tu non ne sai niente, vieni con me, ti spiego tutto a strada facendo. La ricerca di tesori è in pratica l'evento principale dell'Accademia Uva. E sebbene si chiami così, in realtà non c'entra molto con dei tesori veri e propri. E punti a viaggiare lungo e largo per Paldea facendo tante esperienze. È quello che faremo, no? Puoi provare a sfidare le varie palestre o dare una mano a chi è in difficoltà. E poi puoi anche andare in cerca di veri tesori se ne hai voglia. Non si può, veramente. È l'opportunità perfetta per imparare tutte quelle cose che non si possono scoprire in classe. La cosa buffa è che mi sa che qui non ci sono tesori sepolti come in LPA e in tutti quanti gli altri giochi Pokémon. E poi ci saranno 1000 occasioni per farci qualche bella lotta Pokémon, quindi per me è il massimo. Promettimi che se dovessimo incontrarci durante la ricerca dei tesori lotteremo. Ci stai? Ho altra scelta? Guarda, per te Nemi va bene, però per gli altri un po' meno, perché mi stai simpatica. Più che altro perché ci ha raccomandato al preside per avere la Terra Crystal, perché sennò non potevamo usare la...
la Pokéball Tera. Lo sapete, ci vuole ad avere ottimi voti e noi siamo appena arrivati, siamo stati raccomandati, quindi dato che Nemi ci ha raccomandato, diciamo di sì. Hai capito da rappresentante Nemi? Che fai? Giochi sporco? Guarda che non è mica corretto! Pepe è sempre incazzatissimo, però quanto è figo, eh? Ma che giocare sporco, gli stavo solo consigliando di iniziare dalle palestre. Poi starà lui a decidere che cosa fare. Link sarà occupatissimo a cercare Pokémon dominanti e spezie assieme a me. Figurati se avrai tempo per diventare campione. Ma c'è tempo per fare tutto. Altro che palestre. Noi due andremo a scovare le tane dei Pokémon dominanti che proteggono le spezie nascoste, vero? Sì, però stai calmo. Ehi, ma così non vale, non mettergli in testa strane idee. Beh, io lo sono limitato a venire con me. Per citare qualcuno che conosco, starà a lui decidere che cosa fare. Gioca sporco. Attenzione. Mi squilla il cellulare. Ma che è? Dio santissimo. Posso decidere dove andare con la mia testa? Ciao Link, sono Cassiopea. Ti chiamo a proposito dell'operazione Stardust. Penso sia una femmina, perché Cassiopea mi fa pensare a una femmina, però non si sa mai. Il Team Star è composto da 5 bande diverse, ognuna ha la sua base. Vorrei che andassi in ognuna di esse e sconfiggessi 5 capibanda. Le reclute cercheranno di ostacolarti, ma ti darò una mano da lontano, cioè non fare niente. Ti avverto, ogni capobanda utilizza Pokémon di tipo uguale al nome della propria divisione. Ma non è vero. Non sarà facile, ma te la caverai, non ho dubbi. Ora segnerò la posizione delle 5 basi sulla tua mappa. A meno che non si chiamino base veleno o base fuoco... Ah, divisione! Ah, pensavo il nome della base, perché sono usciti i nomi delle basi, ma sono nomi strani, quindi divisione. Il nome della divisione, ok. Divisione lotta, veleno, ma una sola femmina? Ah, forse Folletto è una ragazza con i capelli corti. Pruna, vabbè, mela, pruna, come si chiama, lo sappiamo. Divisione buio, veleno, bello. Divisione lotta e divisione buio. L'unica femmina. Ah, forse. Allora, Cassiopea è per forza una donna, dai. Guarda che Link è uno studente. Come credi che possa affrontare un gruppo di delinquenti? Con i Pokémon. Si chiama. È il nome del gioco, Pokémon. Quindi li affronto con i Pokémon. Non ne avreste. Vabbè, sì, ragazzi, io voglio fare quello che mi pare. Sta Link a decidere cosa fare. Santo cielo! Come fa a sapere il mio nome? Ma fatti miei! Ci aspetta un'avventura strepitosa. Per quanto mi riguarda, ecco il mio piano: sfidare ogni allenatore e ogni allenatrice che incontrerò. E vuoi diventare l'allenatrice migliore del mondo? Devi allenare nuovi Pokémon. Ti mostro che aspetto una palestra, ok? Una struttura. Insomma. Vabbè, non è proprio particolare, però penso che si differenzierà da tutte quante le altre strutture delle varie città. E invece Pepe vuole che andiamo a cercare le spezie con lui. Cassiopea vuole che ci diamo una mossa con le basi del Team Star. Io invece vorrei andare a sfidare le palestre. Per almeno oggi, almeno oggi. Allora, Miraidon, che vogliamo fare? Vuoi che ti venga il salto in groppa? Sì. Premi B per saltare e superare ostacoli. Plus per scendere nuovamente. C'è l'animazione, cioè. Brava Game Freak, brava. Quindi, è come Coraidon per quanto riguarda le ruote. Con Miraidon alto fianco. Anzi no, Sicklizar, perché è Bicycle, è non Bicycle. Quindi è Sicklizar. Che schifo, Sicklizar. Mi piace più Sicklizar. Dirò Sicklizar, dai. Sono sicura che potrà raggiungere qualunque luogo. Sì. Tra l'altro... Kaka o Kao disse quali erano le abilità dei Pokémon Mount, quindi le so alla fine. Ad ogni modo, parte dalla porta ovest, fidati, a est ci si perde facilissimamente. Facciamo che io vado avanti, tu raggiungimi appena puoi. Ad est c'è lo Stazones e a sinistra, a ovest, c'è un'altra palestra di Moldulcia, ma non ho idea di che palestra sia. Oh, la prima cosa da fare allora è andare a Moldulcia, che sta ad ovest. Ah, ma lui invece può... Ah, ma è tipo una bici allora. Però se appena mi fermo lui mette le gambe a terra. Ok. Bello. Ok, allora andiamo sulla mappa e dirigiamoci quindi
Qua era, ecco, Moldursia, la prima palestra. Medaglia palestra coleottero. Il cammino dei campioni. Imposta come destinazione. Purtroppo non possiamo volarci. Vedi, il personaggio mi punta direttamente in quella direzione. Ah, la taglia dei Pokémon, non la signorina, magari un'altra volta, eh. Yeah. Vai, allora andiamo alla prima palestra. Si va di qua, vero? Ah, ma è un. È un punto di. Ma scusami, open world dove? Oddio, Nemi! Sì, vado ad ovest, va bene, vado a Moldursia. Ecco, mi sa che è la prima palestra, anche perché lei ce lo dice. Ehi, guarda, vai ad ovest, che è più facile vincere. Cioè, di là ti perdi, eh. Oh, caramelle, queste serviranno a un certo punto. Volevo solo andare di là. Potevo andare di là senza passare attraverso la porta, perché magari quando si apre una porta devi girare la maniglia oppure spingerla. In questo caso premere A. Ma questa già fa picnic? Piccanic? Ah, troppi ingredienti. Fragola, formaggio, confettura di bosco. Formaggio cremoso. Buono formaggio cremoso. Non ne mangio da mai, praticamente. No, niente picnic, tesoro. Sei molto carina, ma non ho da fare. Allora, non ho catturato Yanguso. Un Marippo! Lo voglio! Allora, per il momento solo Pokémon nuovi. Poumi, per quanto mi piace, mi sono liccato l'evoluzione qualche giorno fa prima che cominciasse il tutto, che poi non l'ho messa nel video e non voglio assolutamente farlo evolvere. Diventa uno scempio. L'evoluzione finale sì, perché ha due evoluzioni lui, capito? Il problema è che quella intermedia è. Boh. Poteva anche non esistere per quanto mi riguarda. Giornata pazzi facciamo. Bello. Ragazzi, io sapete, io Pokémon posso criticarlo, ma non me ne frega niente di sta roba, a me sinceramente. Se proprio è sospeso in aria me ne frega poco. Pare che anticamente fosse un tantino più forte. Oggi è così debole da fare quasi pena. Ma perché, poveri? Un tantino più forte può significare tutto e niente. Ho un cano? Ma è un cane. Porca miseria, questo è bello, mamma mia. Mi piace davvero tanto. Mastiff. Certo, però che ha un nome. Non è lo Mastiff come proprio come la razza del cane? Facevate prima. Che roba è questo? Tadbulb? Ma dovesse la fa che è il girino pre-evoluzione di Bellibolt? Dovesse da fa? Sì, è elettro. O è roccia o è elettro. Fango sberla. Fluttua grazie all'elettricità immagazzinata nel suo corpo. Quando in cielo compaiono nubi temporalesche, flutta più alto del solito. Ah. Quindi è sicuramente la pre-evoluzione di Bellibolt. 171, sì, è proprio quella. Vedi, anche Miraidon è felice e salta. Qui c'è tutto quanto da esplorare, è fantastico il percorso. Abbiamo un Makuhita, dai, veloce. Oh, c'è un po'. Oh, forse ho capito cos'è quello. No, però così, dai. Ma prima Bonslye. Bonslye espelle dagli occhi l'umidità corporea in eccesso, sotto forma di un liquido dalla composizione simile a quella del sudore umano. Wow. Praticamente piange sudore. Bellissimo. Abbiamo Carlos qui, è il topo che gira? Ma questa è Carlita perché c'ha la coda a forma di cuore. Ma stava piangendo quel Bonslye! Quindi lo fa davvero, lo fa! Quindi lo fa davvero! Che bello! Oh mio Dio! No, si evolve. Attenzione! Quando vari Pokémon di questa specie si radunano, la loro energia si accumula e genera fulmini. Ma aspetta! Mi si evolve. Fuecoco! Ah, eccolo. Ah, lo starter mi si evolve così. La moto è scomparsa per un attimo, ma vabbè. Guardalo. Guarda che bel figo. Croccomela si è evoluto in Crocalor. Le sue corde vocali sono strettamente collegate alla valvola della sacca ignea. Mentre sputa fiammate tutto intorno, emette versi rauchi. Praticamente mentre vomita. Va. E qua si possono fare i raid.
se volete. Intanto vi danno subito i crediti Lega. Ah, è Roccia! Ma è Roccia! Perché era Viola? Ah, perché era... Ma certo. Era Viola perché era... Violetto. E poi Gogotto, Skiddo, vabbè, oggi proprio niente. No, facciamo morso allora. E il morso! Buono. Cavolo, è velocissimo il raid, ragazzi. Non proprio non si perde tempo. Mentre tu selezioni le mosse, gli altri già attaccano. Le sue foglie riescono a ricavare energia dal sole e dall'acqua, permettendogli di vivere anche su monti rocciosi in cui non c'è cibo. Fa la fotosintesi, praticamente. Vabbè. Allora, signor Gianni, possiamo stavolta? Ma chi è? Ah, un miao! Un miao Tera! Che Tera sei? Volante. Ah, però. Ci sta. Ah, devo ancora riscattare Pikachu io. Ah, ma gli oggetti scintillanti. Se noto qualcosa che brilla, anche la moneta sulla sua fronte risplende. Tipo Persian quando usa un potere un po' psichico. Oh, eccoci qua a Moldursia. Oh, e dato che devo sfidare la palestra, mi sono messo un attimino un abitino un po' più elegante. A maniche lunghe, pantalone lungo. Che mi significa... Perché ho proccato la palestra. Che mi significa andare... Sì, vabbè, amico mio. Però era... Oh, era necessario, dico? No. Potevamo anche aspettare, eh? Dico, vado un pochino più elegante a sfidare la palestra. E poi ci sono gli esami da fare. Sappiamo che l'esame della palestra di Lost Azones è di recuperare i Sunflora. Qui bisogna fare le palle di pelo. Qui che bisogna recuperare le olive. Oh, ciao Link! Se sei venuto in questa palestra vuol dire una cosa sola. Hai deciso di ottenere le medaglie delle palestre e sfidare la Lega Pokémon, giusto? Ma certo, mia Nemi. Mia carissima Nemi. Bisogna superare degli esami delle palestre. Ogni palestra ha un esame diverso. E mi dai anche 3 super pozioni. Però questo capo palestra di tipo Coleottero, Nemi, non mi servono. Ho con me Fuecoco, che è diventato Crocalor. La mia croccomela. Benvenuto alla palestra di Moldursia, ti registro, ti chiami Link, giusto? Hanno il simbolino della Lega Pokémon loro. Affronterai la capopalestra Aseria, dovrai superare l'esame della palestra. E l'esame della palestra di Moldursia è la ruzzolata dell'oliva. Qui a Moldursia si producono molte olive e da tempo si tiene la festa delle olive per propiziare un buon raccolto. Per superare l'esame della palestra devi far rotolare una palla a forma di oliva fino al traguardo. Se ci riesci, vedrai quante olive l'anno prossimo. La ruzzolata dell'oliva si svolge nella parte nord della città. Ti segno sulla mappa il punto esatto. Ah, dunque. Ah, su in alto su, mamma mia. Ma che cosa? Ma c'era sta cosa prima, mica ci ho fatto caso. Ma che, da giocare a calcio con l'oliva? Mio Dio. Si gioca a calcio. Ma è tipo cosa? Rocket League. Goal. No, non è entrata. Ma dai, ma era entrata, era gol. Andiamo allora, dai, non vedo l'ora. Fai rotolare l'oliva. Sì, questo l'avevo capito. Come devo farla rotolare però? Cioè, davvero bisogna giocare a calcio allora. Ah, ma è ostacoli. Però che... Oddio, cioè, devo farla a piedi. Ma c'è tipo una cosa a tempo? Ma devo semplicemente far rotolare sto coso. Ma che prova è? Che significa? Ora, non voglio dire nulla, però... Cioè, che prova della palestra è questa? Epso! Pure fastidiosa, mamma mia! Che
cosa, ma... quello blocca la strada con i suoi, con le sue olive là. Cioè ragazzi, allora io mo, a parte i difetti tecnici evidenti di sto gioco, che chissà per quale ragione hanno rushato, nonostante la gente che ci ha lavorato, che comunque è meno di Spada e Scudo. Cioè, perché sta cosa? Ma che significa far rotolare un'oliva senza tempo, senza niente? Mettimi tipo, che ne so, un massimo 2 minuti. E avrete un gran raccolto anche l'anno prossimo. Vabbè, vado a sfidare la palestra che mi sa che è meglio. Che tra l'altro Delic si è visto è molto bellina. Non è classico personaggio super figa a cui siamo abituati. Quindi ci sta. Però è molto bellina. Anche perché questa è una palestra Pokémon, non una palestra dove vai per temprare il corpo e lo spirito. Vivillon, ecco qua, mangiane pure a volontà, pasticcino mio. Oh, chi abbiamo qui? Che allenatore dolcissimo. Ti sono immensamente grata per aver fatto rozzolare l'oliva così bene durante l'esame. Oh, che sbadatello, non mi sono ancora presentata, dico bene. Ah, bella pienotta, così mi piace. Sono Aceria, o Aceria? La proprietaria della pasticceria Dolce Sapindo. Per tutti i confetti. Ma che dico? Ora sono di turno alla palestra di Moldursia. Signorina, lei è un po' svampita. Non ci siamo proprio. No, no, ricominciamo. Sono Aceria, la capo palestra. Normalmente faccio la pasticcera e preparo tanti bei dolcetti. Si vede che non rende bene fare capo palestra. Basta l'assaggio di un pasticcino per sentirsi felici, no? Anche i dolci piccini hanno un grande impatto. Le misure piccole sono comunque buone. Proprio come i Pokémon di tipo coleottero nascosti tra le piante. Questo è per tutti quanti i miei fellows, amici che si sentono in difetto. Tieni i piedi ben saldi a terra e attento a non inciampare in qualche ragnateluccia. Eh però no, io ho le chonk qui. I miei coleotterini sembrano dolci, ma bada che lo zucchero camuffa anche la pillola più amara. Signorina, se lei però mi dice che questo è amaro. Oddio, è acciaio, solo coleottero. No, niente, non va bene, non va bene. Ma già era lento. Cioè le chonk, madonna santa. Doppio calcio, che zampe ha che fa doppio calcio. Oh. Buono, che mo ti caccio qua, l'arma segreta. Le Chonk, torna indietro, amico mio. Vai, croccomela. Mo t'aggiusto io, Nimble. Nimble Momonga. Oh, try again. Allora, vediamo un po'. Brucia tutto, vai. Già te lo cristallizzo, sì. Facciamo una cosa piuttosto veloce, dai. Tanto non è necessario qui perderci tempo. Sono tipo fuoco, vinco facile. Mi boosto subitissimo la potenza fuoco per non avere problemi. E la facciamo in scioltezza. Yes, mi piace. Ciao. Manda Torontula. No, continuiamo a lottare. Livello 14, quindi a 14 ancora non si evolve Tarontula. Peccato. Allora forse a 15-16 come uno starter normale. Teddy Ursa! Teddy Ursa Terra Crystal Coleottero? Ora capisco di che pasta sei fatto. Vediamo se riesco a lavorarti per benino. Ci sono quei punti di sospensione e quel alla fine che dice tutto e niente. Orso caramellina mia, rompi il tuo bozzolo e svelati in tutta la tua forte grandezza.
Carino, senti la musica, oh. Anche nei trailer si sentiva questa. E via! Così la prima palestra è conquistata! Il cammino dei campioni inizia nel migliore dei modi. Vai, incazzati, amico mio. I miei poveri Pokémon, non li hai fatto stracciatella? Già. Signorina, che devo dirle? Boh. Ah, lei ha il simbolo del ragno. Quindi stava ad indicare la palestra Dolce Sapindo? Ma che fregatura. Io che pensavo un leggendario, il vero team nemico, perché Team Star non è il nemico, non sono nemici, secondo me. Sono una banda di debosciati. Va bene, dai, che bisogna fa? La tua forza è lievitata nel bel mezzo della lotta, proprio come l'impasto di una torta appetitosa. Intanto la gente continua ad applaudire. Credo proprio che dovrò cercare anch'io di evolvermi. Molto, molto di più. Le mie congratulazioni, Caramella. Confermo la tua promozione. Per favore. Eccoti questa bella medaglia come prova della tua croccante vittoria. Inoltre voglio anche deliziarti con dei dolcetti esclusivi fatti con le mie manine. Hai capito? Questo è un influencer, secondo me. Dai, sta lì col piattino, tutta quanta, no? In posa, precisa. Sa fare le foto. Intanto io qua mi abbuffo. Quindi il personaggio presto diventerà esattamente la mia copia carbone. Ah, questa è la pasticceria? A tema Halloween, praticamente. Ah, sì, perché Coleottero. Quindi lei... Ah... Sì, è giusto. Se hai una medaglia delle palestre, i Pokémon fino al livello 25 saranno più facili da catturare e seguiranno le indicazioni come dolci zuccherini. Per dirmi, Rindina, sei proprio un ghiottone, ti ci vorrebbe proprio anche un MT per chiudere in bellezza. Dopo il dolce, caffè ammazza caffè. Non ho capito. Devi sapere che quando tieni un MT durante l'avventura, potrei anche iniziare a fabbricarla con la macchina MT, nel caso io voglia farne di più. Ah, quindi non sono multiuso, sono monouso! Ah, ok. Ti auguro tanta squisitezza nel tuo futuro. Spero tanto di rivederti presto. Effettivamente si è parlato di risfida ai capi palestra, quindi post game, immagino. Va bene, però ho vinto la prima medaglia. Sono molto molto soddisfatto. Quindi direi che possiamo concludere l'episodio. Ok, Nemi, il tuo Pokémon ha imparato una mossa potente. Ho superato l'esame, grazie per l'interesse, mia raccomandatrice. Ero sicuro al 100% che ce l'avresti fatta. Mi sto allenando anch'io giorno e notte, girando per tutta la regione. Paldea è parecchio grande. Ti consiglio di guardare la mappa quando vuoi andare da qualche parte. Per diventare più forte è più che illecito fare qualche bella deviazione. Chissà cosa starà facendo adesso Pepe. Lo vado ad aiutare con i Pokémon dominanti. I Vivillon lì se la godono. Amici miei, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Violetto, prima palestra, easy peasy lemon squeezy. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente più tardi con un nuovo video di Pokémon Violetto. Bye bye!